E ciao a tutti voglio e bentornati sulle memorie di Raziel con Fallout 4. Allora, sottofondo sentirete dei bibri, è un tablet che si collega, il solito tablet che sto cercando di riparare, ma che mi si è impiantato il boot.img. Allora, come vi dicevo nello scorso episodio, ho fatto delle modifiche diciamo così, importanti per quanto riguarda sia sicurezza che negozi dentro i nostri accampamenti. Tipo, qui ho messo una clinica, quella lì proprio, cioè un negozio generale di merce generale, quello proprio figo, quello grosso. E qui una clinica uguale, non c'è il tipo perché è lì che si guarda il muro, però è assegnato. Vabbè, allora è assegnato, però è qua. Perché sei qua? Oh. Sì. Mi servono delle droghe. Ah, ecco. Vedete? Tipo steampack, 16 steampack. Ok. Ognuno 72 del jet. Che vuole 75. E vabbè, e poi c'ha queste. Quest'altre cose. Vabbè. Poi, vi ricordate dove eravamo la volta scorsa? Praticamente eravamo. Vi faccio vedere. Eravamo qui, proprietà Warwick. Ok. A proprietà Warwick, ogni numero di vivi e ama trovato aggiunge un bonus unico per i tuoi compagni come danni aumentati o salute più alta. Allora, sto tablet per te è palle. Vabbè, adesso piove. Comunque ho messo una barricata qui perché c'era un buco, quindi ho provato e non posso passare. Anzi, adesso, ok, mi ero quasi incastrato. Ho messo quello lì di guardia e un cancello. Il cancello si apre, il cancello si chiude. Eccolo qua. Qui c'è. Ehi, generale. Ah, ci sono i Minutemen. Figata! No, persone, però. Ah, quindi questi sono i Minutemen. Ciao. Ciao. Generale. Ehi, generale. Ciao. Ciao. Mi capita spesso di non avere neppure un paio di... Ciao. Cane. Vabbè, ci sono i Minutemen. Perfetto. Allora, voglio... ho messo una torretta qui, perché l'altro capo, diciamo, dell'accampamento lo guarda quello lì. Se lo studia quello. Da questo lato ho messo questa torretta e poi, come vi ho detto e fatto vedere l'altra volta, ho messo, non perché, adesso lo sto facendo vedere perché non mi ricordo se l'ho fatto vedere o meno, qui c'è quello, il depuratore dell'acqua e... Oh, basta però, tablet. Ok, va bene, qui ho lasciato divano eccetera. Poi tutti i letti in questo accampamento sono letti di proprietà. Mi pare che stia venendo bene. Mi pare che stia venendo bene. E sa roba, capito? Allora, sono tutti letti di proprietà. Se io cerco di... No, qui adesso mi ci fa... No, non ci credo, ascolta. Ah, vedi? Letto di proprietà. Io me ne sono costruito uno pure pulito, eccetera. Ok? Quindi, tutti quanti spero lavorano a terra. Hai fatto per noi. Certo. E siamo a posto. Ok? Una cosa che manca, diciamo, è un qualcosa di reclutamento, un segnalatore di reclutamento. Perché... È bello avere un sacco di cibo. Tempo fa potevamo mangiare soltanto una volta al giorno. Mangia. Quindi abbiamo fatto delle modifiche. Ora però mi va di ammazzare un paio di qualcuno e devo andare a Somerville Place. Se vi ricordate, in un video vi ho fatto vedere come morivo volendo raggiungere questo luogo. Perché non ci sono mai arrivato per adesso. Perché più vai in basso, ok, e più diventano difficili i nemici, eccetera. Quindi ce ne andiamo all'Emporio di Fallon. Fallon. E piano piano, se ci riusciamo, ci incamminiamo verso là. Poi, se moriamo, abbiamo un problema. Ti seppelliremo. No, assolto no. No, ma che arma c'ho poi? Ma che cazzo? Spiderina, mannaggia. No. È finita.
Gunner. Ok, morto la Soltron che c'ha 1,5 milioni di roba. Ok, No! Ma perché? Cacchio, è esploso sto bastardo di supermutante. Che bastardo, vabbè. Porca merda, oh, adesso che lo so. Ma quale fucile da caccia? Allora, adesso che lo so, andiamo. Quindi, armiamoci di fucilozzo. E andiamoci, ne avevamo detto. Qua. Porca merda, oh. Un Assaultron, un predone di merda e un kamikaze super mutagene là. Ma va, fan bagno sti star. Chi c'è adesso? Lì c'è qualcosa che svolazza. Ehi, rilevo qualcosa. Cane ferale. Che cane ferale è scappato? Divento ferale io se non ve levati, che arriva suicida. Chi è il prossimo? Eccolo il prossimo, è come ti chiamo. Vediamo. Vai a cagare. Un po' di allenamento non guasta. Mamma mia, voglio. Wow. Quindi tutto l'altro. Guardo le spalle. Dovevi scappare. Oh, ma quanti siete? Ah, crepa. Oh, non vedo... Ah, è lì. Hai visto? Ti vedo. No, questo qua ne è buono a niente dalla distanza. Quindi prendiamo... questa. Bello mio. Adesso ti faccio fuori. No, sei morto. Minchia. Pesantuccio quello. Vediamo. Senza prendere la mira, questo qui è devastante. Allora, vedi, vedi? La granata quella. La crepa. Ok. Sacca, ok. Munizioni, carne di bramino. Uno di quei posti da nuclearizzare con più impegno. Munizioni, carne di Deathclaw. Tappo, carne di bramino, va benissimo. Sacca di sangue vuoto che ci serve per fare tipo matita, non ci serve. E adesso qua non ci serve nulla. Ehi, dente di ratto talpa, no. Carne, ok. Tibia non ci serve. Ok, qui acqua purificata, presa. Bottiglia di latte vuota. Facciamo un po' di scorte e poi andiamo. Non voglio entrare. Stazione di western, ok. Purificarette. Ok, vabbè. Illustratore di cassa, non c'è nulla. Qua non c'è niente. Oh. Ok, non c'è nulla. Qua. Ok, rischio, non mi interessa. Gessetto, c'è l'amianto. Ok. Allora, cosa c'è nel pacco di sigaretta? Allora, cosa c'è per la ceramica? Pure la tazza da caffè per la ceramica. Vediamo. Io direi di... Ok.
Le ossa. Qua. Temporio di ferro. Ok, andiamo. Allora. Qui è il campo. Qua se ci fanno delle ottime viste puzze. Allora, io direi di dare una salvata, vediamo questa chi è. L'unico modo per invecchiare in questo lavoro è dare per scontato che tutti vogliano ucciderti. Vabbè. Vabbè, noi comunque con le provviste, tipo bistecca di Deathclaw, mangiamocela così. Ok. E avviciniamoci verso la nostra meta. Poi prima o poi seguiremo pure tutti i segnalatori radio che troviamo. Trallallero, trallalla. Andiamo da sopra? Sotto non mi fida di Bonte. Ah ecco, qui è dove ci sono Re dei Mirlurk eccetera. Quindi andrei a fare un giro di qua, perché anche l'esplorazione è importante. E c'è un super mutante. Adesso ci starebbe proprio. Esatto. Cos'è sto coso? Non posso. Ok. Ghiandola. Vediamo. Questo è morto perché è esplosa la bomba nucleare a fianco, praticamente, piatto d'argento, tappo. Lì qui c'è uno. Oh, tappo, cartuccia, ok. Va bene. Questo è esploso qua, materiale nucleare. Oh, vado a fare un giro sopra, tu rimani sempre allerta. Cosa c'è? Allora. Carne di cervo. Forato 50. Stiga. Cucina da cecchino. Però peso 16. Non me lo prendo. Allora, vediamo. Scrivania non c'è niente. Terminale della stazione di West Rooksbury. Allora, parentesi, vediamo, parentesi. Oh, è una parentesi, meno male che è base sto coso. Penso sia la difficile. Eccola una, questa è il ripristino tentativo. No, calma. Ecco. Allora. Poi. Eccola qua, ripristino tentativo. Lo sapevo io. Ok. 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 Vediamo. Ok, allora, Ale. No, affinità 0. Quindi, Jolly potrebbe starci. Però affinità 0. Twist. Affinità 1. Twist. John, no? Adesso abbiamo detto 0. Upset. Questa potrebbe starci. Questa no. Vabbè, che è. Non era neanche questa. Aspettiamo un attimo, voglio. Allora. Riproviamo. Ce l'ho fatta. Ma primo. Ma che culo. Cioè, ho perso tutto sto tempo per. Riflettore di stile. Ehi, c'è dentro minaccia rossa. Quel gioco mi piace un sacco. Sì. Vabbè. Viaggia. Olè. Ok. Armiamoci.
e dobbiamo prepararci a uccidere tutti quei Marlurk che si presenteranno davanti. Adesso ho un altro. Perché vi ricordo che qua ci sono i re dei Marlurk che si... che ci ammazzano perché spuntano dall'acqua e ci ammazzano. Qui che cacchio è? Don't feed the birds. Cioè non dare da mangiare agli orsi. Feed... feedare vuol dire aiutare o dar da mangiare. Vedi? Uova di Marlurk. Vabbè. Noi andiamocene. Tanto noi se facciamo il giro largo, secondo me arriviamo lo stesso, perché è più o meno lì, guarda. Eccola lì la fattoria. Quindi secondo me arriviamo lo stesso. Noi se facciamo il giro largo. Mannaggia a te, mannaggia. La mattiglio. Crepa. Oh, ce l'hai fatta? Mira agli occhi. Cosa ti pare semplice? Ci hanno provato. Anche se non so se provare sia la parola giusta. Troppo peso per correre, bello! Ehi, qui! Ok. Siamo aperti! Siete aperti, va bene. Allora, andiamo. Salviamo. Non si sa mai. Però sono riuscito a non farmi fare niente praticamente. 10 di radiazioni, vai veloce. Cosa c'è qua? Sicuro un accampamento, voglio. Cos'è? Ah no, non dare da mangiare agli orsi. Se quella cosa ti punge... No! Non ci darà più fastidio. Ma che cos'era? Stingwinger arciere. O arciere. Quello era il gabinetto, giustamente ha detto, tu mi dai fastidio mentre sono al bagno. Io ti spungi. Oddio! Cosa è morto qui? Grazie. Beh, niente, voglio uno, beh, niente. Allora. Guardate qua, 43. 14. Perforante silenziatore. Però questo 43 vale, questo è 171. Vai, io me li prendo, vai. Sono morti quei cosi o no? Povero, gli è caduto l'arma di... No, non sono morti. Ucciso dal migliore, è un privilegio. Voglio, siamo quasi arrivati comunque. Il prossimo farà meglio a ucciderlo. Mi piacerebbe che fosse un... Allora. A male estreme di me. Logico, ho finito le munizioni. No, stimpaccati. Ma carica! Scarica! Minchia, mamma da mannaggia.
Porca merda, oh. Chi sto ne è buono a niente sto fucile. Allora. Mi prendo infuso al plasma. Poi sono troppo pesante. Poi si Hancock non viene che si prende qualcosa. Hancock. Ma dove cacchio stai andando? Sono in tanti. Ah, vai a cagare, Hancock. Anda via visto, puozzi crepare. Ho viste varie munizioni armi. Allora, io ti darei. Già cecchino al plasma io. Questa e questa. Ma scoma, perché sono tanto pesante? Ah, ma secondo me, sai che cosa sono? Le armi. Io ti darei mine impulsi, tanto io non la uso. Poi io ho le mini nuke, che secondo me. Ah, però questo è peso. Chi lotta per sopravvivere. Vabbè. Questa merda non la ansa dell'arrotino. Signore, è arrivato l'arrotino. Cosa c'è qua? Allora. Predone, non interessa niente, vai. Poi non... Guarda sì, che non esca niente. Ok. Chissà che cazzo di casino. Vabbè. Guarda che... Bello. Stai pazzendo qua, la migliore pistola che esiste. Ah, leggendario. Minchia. Tanto dopo arrivo, non ti preoccupare. Che cosa ci sono andato a fare qui? Per 8 cartucce. Stavo morendo per 8 cartucce. Ecco. Mi sento già meglio. Ripigliate però, va. Vieni fuori, così ci conosciamo. Paura, eh? Non so dove sia andato. Era leggendario. Quindi quello deve morire, perché sicuramente avrà qualcosa di buono addosso. Avanti, bello. Fatti vedere in faccia. Adesso hai paura? No, oh, no, è mutato, no. Vai, vai, vai. Ok. Sterminatore. Ok. Già ce l'avevo, però vabbè. Ecco. Ecco. Più tu che io me ne sto prendendo in stimpa. Vabbè. Dai, andiamo in questa casa. Così facciamo pure sta missione e basta. Però ho pochissime munizioni di tutto. Però sono quasi arrivato. Spazzolone tubigli. Guardate! Cos'è quel coso? Chi sono questi? Eh? Adesso ci divertiamo. Vai. No, no, carica, carica, carica. Che mira. Giornata no per te. Mamma che mira la tiene.
fucile da cecchino da combattimento. Questo voglio. Era nucleare e basta. Questo pure che ha peso 72.000 me lo prendo. Allora, volevo capire cos'è sta roba. Dei tripper, bicchiere, liquore. Liquore? Bobrov? Tutte di vernice, ok. Tanti materiali, ok. Cos'è sta roba? Cucina da campo. Allora. Ah, si è seduto. Ok. 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 Così ho da mangiare. Ok, costata. Spine di cane. Ok, cotoletto di secondo mutante. Ok, ne ho altre. No. Guarda, utilità. Ok. Inventario, provviste, cotoletta, seguito mutante, mi toglie pure le radiazioni, quindi stiamo precisi. Ehi, accetto. Accetta tutto. Il materiale. Le mie armi. Questo pesa 22, voglio. Porca merda. Glielo do. Tanto non ho proiettili. Questo ne ho 508 di proiettili. Minchia. Richieste. Va bene così. Salviamo e andiamo a vedere a 66 metri c'è la casa che ci interessa a noi, che sta bruciando qualcosa però, sta bruciando qualcosa. Cosa sta bruciando? Ah no, è un fuoco. Somerville Place. E belli. Dove vive sto io? Si trovo. Il tuo aiuto ci farebbe davvero comodo. Certo. Sono dei Minutemen. Cosa posso fare per te? Esatto. C'è una qualche creatura schifosa che vive qui vicino. Prima o poi creerà, poi ci creerà dei problemi. Peccato. Sarebbe un luogo perfetto per una... Conosco le persone che piace... Okay. La vecchia officina che si trova lì è ancora in buono stato. Ok. Dov'è quel posto? Ci siamo fatti un'idea abbastanza chiara. Mappa aggiornata. Sunshine Tidin Coops. Ah no, non posso rubare ancora niente dai tipi qua. Però è organizzata, gli devo rifare il tetto, però è organizzata come cosa. Senti, non ho ancora tutti i tappi. Devi... Ma fa niente dei tappi. Sì, ma qua vicino hai detto tu. È da grada parte Roomun praticamente. Andiamo alla Golden. Speriamo sia giorno. C'è una creatura schifosa, può essere un bimbo, non lo so. Questo è il lago Wall, lo sapevo. Allora, entriamo qui dentro, troviamo una sedia. Bello che respawnano anche le valigie chiuse, capito? Bene. Forse... No, si possono, vabbè. Bomba improvvisata. Allora, una cosa che dobbiamo prendere sono i cestini per la spesa perché hanno dell'alluminio. Antico mappamondo, ce lo prendiamo, hanno dell'alluminio. Questa pure, canna da pesca che ha gli ingranaggi. Cestino, cestino. Però una sedia non c'è. Ho visto crateri messi meglio di questo posto. Allora, lattina di alluminio. Alluminio. Ok, qui. Lattina normale. Non puoi correre, hai troppo peso. Occhi aperti. Dimmi tutto. Questo è quello che ho. Vabbè. E questo è quello che ti do io. Se vedete, ci stiamo per la spesa. Ah no, acciaio.
Vecchio, pensavo all'alluminio. Convinto che era alluminio. Bello, ci serve un posto ad andare, perché non è che mi posso pigliare ad X, perché... E che cacchio. Mattino non mi interessa. Allora, andiamo di qua, dai. Andiamo sotto le radiazioni, fa niente. Salviamo, massimo... Che ne so, uscirà il sole. Non si vede niente con sta nebbia qua, queste cose, questa tempesta radioattiva che c'è in atto. 70 metri, cosa c'è? Sono arrivato. Ok. Facciamo il giro, Oh, c'è un robot che si chiama Torso, professor Woodfield. Scatola di forcina nel gabinetto. Facciamo così. Non è che è sto professor Goodfield che dobbiamo... Qui c'è pure un letto. Vabbè, non abbiamo per adesso. Ah no, me l'hai visto anche tu, vero? O sono impazzito? Aspettava giusto noi. Esatto, Ace. E come non fesse è morto. Hai visto? Oh, non c'è una seggia però. Ah vabbè, però è finita la tempesta, dai. Lì ce n'è un altro. Alla grande. Morto però. Stiamo attenti. Spaziale. Alla grande. Spaziale. Professor Woodfield. Vabbè, se lo dici tu, professor. Qui ci sono altri due. Continuiamo pure così. Altrimenti troviamoci pure. Oh. Ma sale. Finalmente! Gli hai spezzato le gambe. Già fatto. Scusa. Cos'è sto coso? Un momentale. Sappo, munizioni, ciotola per carro. Completo di pelle, completo sportivo, ok? Munizioni. Sigaretta non la voglio per adesso. Sappo, munizioni, munizioni, getto. Rinculo compensato. Poi se ci devo fare un accampamento qua avrò tempo di girarmelo. Dove stavo ieri? Allora, uno è a 35 metri, quindi dov'è? È di qua. 23, ok. C'è un PC. Vai. È base, quindi scassiniamolo veloce, tipo questo qua. 0 ok, Scott Bowles. No, 0, quindi questa non è rigid. 2 affinità con rigid, quindi iniziamo a levare le parole. Allora ok. Speriamo di trovare ripristina tentativi. Eccolo. Parola. Ok. Ripristina tentativi, perfetto. Allora. Teoricamente se togli tutte le parole e becchi ripristina tentativi,
Dovresti avere la vittoria in mano. Faust non è. Sams è rigid. S no. Named. No. Questo. Ci siamo. Comandimi. Allora, registro. Allen. Siamo finalmente riusciti a trovare uno schiavo per la nostra libera cooperativa agricola, un Mr. Andy proveniente dai sobborghi. La lattina ha provato a tornare dai suoi padroni e ci ha quasi attaccato, perciò Johnny ha dovuto bloccarlo e impostare i suoi protocolli con motivazione su esisti nel mondo. L'abbiamo chiamato professor Goodfield, che vive il mondo per quello che è senza dover rendere conto a nessuno. Attenzione con gli altri protocolli, perché queste lattine quando impazziscono fanno paura. Massimo gli spari. Allora facciamo così, tab, esci, salviamo rapido, salviamo per bene, ok, seleziono protocolli, esistono protocolli di guardia, ritorno ai protocolli di mantenimento, allora identificazione abitante da proteggere, posizione abitante, protocolli di guardia, ok, sterminare, posso aiutarti? Vai, sterminare, vieni che qua ne manca uno. Ah no, perché vuole farci creare l'insediamento. Come posizione strategica non sterminare. Oh, sterminare non ci piace. Protocolli di... Ritorna alla struttura di manutenzione. Hess Consumer Robotics. Sta andando? Sterminare, posso aiutarti? Posso aiutarti? Quell'altra se ne va. Praticamente con l'altra se ne va. Sterminare. Pessima mossa. Mister Andy ci aiuta. Avete visto? Ne vuoi ancora? No, asse, no! Abbiamo trovato l'unico scemo che vuole morire. Diamoci dentro. Dio, guarda quanto sangue. Grazie mille. Salve. Allora voglio, quindi praticamente abbiamo un Mister Andy robot libero, c'è scritto, anzi robot liberi, abbiamo un Mister Andy 7 letti, 0 abitanti. Allora. Ok. Ok. Si sta stancando. Allora. So cosa servono.
Andy. Ciao, Mr. Andy. Potresti pulirmi un po' la zona, Mr. Andy? Tipo da sti alberi che non servono a niente. O di questa macchina che non serve a niente. No. Vabbè. Puliamo un po'. No. Oh, la cucina. Poi potrei pure. Depositiamo. Ok. Ma non ho capito, ma adesso mi seguirà sto Mr. Andy. E Hancock? Guarda, mi segue. Ma Hancock però? A griglia, si fa fuori. A griglia. Allora, io farei un segnale di reclutamento che non posso fare perché ottengo niente, preciso. Allora. Mi sembra un poco troppo come... Non ci credo, è rimasto buggato, no? Questo usiamo come deposito, non come bagno. Che cacchio. Stai pazziando? Bingo! No, no, c'è. Ok. Letto, ma armadietto. Preciso. Ok, ho provato a fare. Ok. Sedia, sì, ma ok. Ma io non ho capito ste case come erano. Sti sette letti. A dove? A 1 e 2. Questi sono quelli in più. 1 e 2. Tessuto. Proprio a me che a te. 1 e 2. Ah, saranno lì sopra che non ci sono andato ancora. Fiore di Tatus selvatico. Ok. Non entra. Chi se ne frega. Io sono pure stanco, vabbè. Niente che io. Allora, ma questo lasciamo. La sedia rotta non mi piace, la sedia rotta. L'assettone, ma è tutto ammaccato, dai. 1 e 2, ok. Oh, voglio. Guida di sopravvivenza nella zona. Perfetto, quindi ricordatevi che in questo punto... Nella casa più a nord verso ovest, se non sbaglio, sì, a nord ovest c'è la guida di sopravvivenza. Ok, quindi finiamo. Ah no, finito. Ok, finiamo di ripulire e poi andiamo ad avvisare il tipo là. Ok. Manca poco. Legno. Questo non si toglie. Legno. Ah, sono stanco perché sono sovrappeso praticamente. Allora. Scrivania, no, questa la lascio. Lavandino, ok.
L'assetto non mi piace, l'assetto non mi piace. Leggerimi. Sedia. Ok. 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 Perfetto, voglio. Usciamolo così. Preciso. Ah, e qui è dove c'era la porta base. Quindi no. No. Tacchio. Così. Bravissimo. Ottimo. Leggendario torace da predone astuto. Ok. Arma dietro, okay. Che sta a riciclo sicuro. Lampada, lasso da chirurgo, forbice seco ossa, secchio di vernice, forbice. Ok. Allora. Ok. Ok. Da almeno dritta. Ok. 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 Ripeto, il cassettone non mi piace. No. Allora, voglio, abbiamo attrezzato il nostro robot come guardia. Ehi, ti ascolto. Direi che è abbastanza. Diamo un po' di robe ad Hancock, materiali. Non può portare nient'altro, perfetto. Allora, io direi di andare, ok, andiamo a parlare con questi tipi qua, di Somerville Place, e basta, concludiamo per questo episodio. Vediamo. Poi è giorno, la prima volta che arrivo del giorno. Dai, preciso. Rieccoti. Hai ripulito quel posto? Certo. Ah, pensavo che ripulito quel posto. Ora i tuoi amici possono trasferirsi senza alcun pericolo. Ogni tanto è bello ricevere una buona notizia. Ok. Dimenticavo. Abbiamo deciso di sostenere i Minutemen. Ok. Dobbiamo aiutarci a vicenda se vogliamo che le cose migliorino. Perfetto. Parla con Preston Garvey, però prima di parlare abbia qualcosa che c'è qua, tipo... Minchia quant'acqua che c'hanno. La caffettiera. Fai un po' come credi. Sì, io piglio tutto, bello. Fumetti fanno un bruciato, ok, no? Tipo i vasi che c'hanno la ceramica che a noi serve, la prendiamo. Tigliano un colo per terra. No. Steampack, sì. Va bene così. Allora. Ok, andiamo a parlare con Preston, dai. E concludiamo pure sta missione. Dai, è stata bella come missione. Allora, Preston sarà a casa nostra che si lascia. Esatto, sulla poltrona. Che cosa ti serve, generale? Ripare. Inutilizzabile in questo modo. È un buon momento per i Minutemen. Ho aiutato l'insediamento di cui mi avevi parlato. E fatto spazio per uno nuovo. È una notizia fantastica. Esatto. Di questo passo ci riprenderemo tutto il Commonwealth dai cattivi. Esatto. Tornando a noi,
sono felice che tu sia qui. Sapevo io. È spuntata. Ho saputo che un segno la sua posizione sulla mappa. Vai a vedere di cosa hanno bisogno. Vabbè, dove, chi e come e quando. Vai. Avamposto Zimonia. Vabbè. Poi ci andremo. Wagyu, è stato un piacere. Anche per oggi abbiamo finito e quindi non ci resta nient'altro da fare che io e Hancock vi salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video. Ciao Wagyu, alla prossima, ciao!